eccoci ad un nuovo video della Labby Productions. Prima di vedere questo video volevo fare una breve premessa, ovvero spiegarvi un po' come volevo realizzare questo progetto. Quello che vedrete tra poco è la prima parte di un video che ho deciso di dividere in due parti, ovvero la prima parte è quella di oggi, è quella dove parlo della biografia del regista Gus Van Sant e una piccola introduzione della mostra, mentre nel video che pubblicherò più avanti ci saranno brevi recensioni di tutta la filmografia del regista che tratterò uno per uno in ordine cronologico, ovvero di come sono usciti al cinema. Inoltre alla fine di questo video troverete il link per passare appunto alla seconda parte e naturalmente sarà attivo da quando io avrò pubblicato il secondo video. Detto questo, passiamo alla prima parte. Gus Van Sant è un regista, sceneggiatore, montatore video, scrittore, fotografo e musicista statunitense. Nato come cineasta indipendente, grazie al suo modo fantastico di raccontare le storie attraverso il cinema, riesce ad affermarsi anche ad Hollywood. Nato il 24 luglio del 52, al college scopre sia la sua vocazione per la pittura sia quella per il cinema, infatti comincia a realizzare i primi dipinti e i primi cortometraggi. Si forma alla scuola d'arte di Rhode Island e in seguito si sposta a Los Angeles, dove comincia a collaborare con Ken Shapiro e comincia anche a conoscere le aspiranti star e gli attori dell'epoca. Si sposta in un primo momento a Manhattan, dove comincia a realizzare degli spot pubblicitari, e poi a Portland, dove vive tuttora e dove rimane definitivamente. Questa città è veramente importante per Gus Van Sant, città che verrà trasformata dalla sua macchina da presa in vari luoghi di varie storie, come ad esempio quella di Belli Dannati o quella di Paranoid Park, eccetera eccetera. Ed è anche la città che dà il via alla sua carriera, perché è dove realizza il suo primo lungometraggio, ovvero Malanoce, film dove comincia a sviluppare la sua particolare idea di cinema e dove comincia a trattare temi che ritroveremo spesso nei suoi film, come ad esempio l'amore gay, tema che troviamo anche nei film successivi come Belli e Dannati e Cowgirl. Ma prima di questi realizza uno dei suoi migliori film, ovvero Drugstore Cowboys, con un grandissimo Matt Dillon, che interpreta un tossicodipendente che, sconvolto dalla morte di un'amica per overdose, decide di disintossicarsi. Matt Dillon, suo attore feticcio, che troviamo anche nel quinto film del regista, ovvero Da morire, una brillante commedia, a sprazzi anche un po' thriller, con una giovanissima Nicole Kidman e un giovanissimo Joaquin Phoenix. Con questi primi 5 film, Gus Van Sant diventa una vera e propria icona del cinema indipendente che però lascia e abbandona nel 1997, quando decide di sperimentare un film ad alto budget, ovvero Will Hunting, Genio ribelle, che riscuote un grandissimo successo sia di critica che di pubblico. Infatti riceve anche le sue prime 2 nomination agli Academy Awards. Visto il grande successo di Will Hunting, la Universal Pictures decide di proporre al regista di realizzare un remake di un titolo del loro vastissimo catalogo di film. Contro ogni aspettativa, Gus Van Sant decide di realizzare un remake di Psycho di Alfred Hitchcock, un vero cult del cinema, e decide di farlo in un modo particolare, ovvero decide di realizzare una vera e propria copia del film, inquadratura per inquadratura, scena per scena, aggiungendoci qualche effetto visivo e qualcuno sonoro, e comunque con una tecnologia maggiore e quindi con effetti a volte diversi dal vecchio film. Un gesto veramente audace per Gus Van Sant, che diciamo che suscita anche molto interesse nel campo della settima arte. Inoltre in questi anni pubblica pure un libro, Pink, e 2 album musicali intitolati Gus Van Sant e 18 Songs About Golf. Successivamente, nel 2000, realizza Scoprendo Forrester, film che rielabora le idee di Will Hunting ma che sottolinea la sua continuità autoriale, mentre nel 2002 inaugura la sua trilogia della morte con il film Jerry, con Matt Damon e Casey Affleck nel cast. Film che suscitò pareri contrastanti tra critica e pubblico e che segna il ritorno al cinema indipendente da parte di Gus Van Sant. Il secondo titolo della trilogia della morte invece è Elephant, un piccolo capolavoro e secondo me il suo miglior film, che infatti vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2003. Film che è ispirato alla strage del liceo Columbine, evento che ha veramente sconvolto gli Stati Uniti d'America. L'ultimo titolo della trilogia invece è Last Days, film ispirato invece agli ultimi giorni di vita di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, a cui è anche dedicato il film. Nel 2007 invece torna a parlare della sua città, Portland, portando sul grande schermo la vita degli skaters con Paranoid Park, un altro dei suoi più grandi film. Mentre nel 2008 con Milk, il film biografico sul primo politico dichiaratosi apertamente omosessuale, con questo film si consacra definitivamente come un grandissimo regista. Nel 2011 invece torna a parlare del tema dell'adolescenza con una love story, L'amore che resta, interpretata da Mia Wasikowska e il debuttante Henry Hopper. Nel 2012 invece realizza Promiseland, dove ritroviamo Matt Damon come protagonista, film che però doveva segnare il debutto alla regia dell'attore. Infine, nel 2015 realizza il suo ultimo film, almeno per ora, ovvero La foresta dei sogni, con protagonisti Matthew McConaughey, Ken Watanabe e Naomi Watts.
film che è stato candidato alla Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2015, che però non ha ottenuto il successo sperato dal regista. Ora invece Gus Van Sant sta lavorando alla regia di una miniserie televisiva che racconta della nascita dei diritti LGBT con il titolo When We Rise, che dovrebbe uscire nel 2017 solo negli Stati Uniti. Ma ora passiamo alla mostra a lui dedicata, Van Sant Icon, mostra coprodotta dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cinémathèque Française e di Lausanne. Van Sant Icon ci mostra come Gus Van Sant sia un artista poliedrico. Come vi ho detto all'inizio di questo video, non è attivo solo nel campo della cinematografia, ma anche nel campo della scrittura, della musica e della fotografia. E questa esposizione raccoglie numerosi disegni preparatori, schizzi, filmati di vari suoi film e anche di alcuni cortometraggi, alcuni inediti, e di video musicali da lui diretti. La mostra parte da una mini sezione chiamata Cine Park, una piccola introduzione, e poi si sviluppa lungo un semplicissimo percorso che ricostruisce dettagliatamente tutta la carriera del regista statunitense, il tutto diviso in varie sezioni. La prima di queste è dedicata alla fotografia. Infatti troviamo numerosissime fotografie, polaroid e rielaborazioni fotografiche che ritraggono i vari attori che si sono presentati ai provini dei film di Gus Van Sant. Tra questi possiamo trovare Casey Affleck, River e Joaquin Phoenix, Nicole Kidman, Drew Barrymore, Keanu Reeves, eccetera eccetera, e anche alcuni non identificati, quindi alcune foto di future star e di alcuni talenti mai sbocciati. La seconda sezione è intitolata invece Constellation, una sezione che ricostruisce la costellazione delle influenze del regista, anche questa volta attraverso delle fotografie, come ad esempio quelle di Portland, città che ha ispirato molti suoi film, ma anche foto di riferimenti artistici e cinematografici. La terza sezione invece è Painting, dedicata appunto alla pittura, dove troviamo numerosi schizzi, disegni preparatori, tele, dipinti e anche diagrammi, come ad esempio quelli degli spostamenti dei personaggi di Elephant o anche la posizione delle macchine da presa sul set della Foresta dei Sogni. Infine, la quarta ed ultima sezione è Music, sezione che ci mostra i video musicali da lui diretti, i film in cui la musica è importante e infine i film di cui ha composto la colonna sonora, come ad esempio Malanoce. La mostra è stata inaugurata il 6 ottobre di quest'anno e rimarrà aperta fino al 9 gennaio del 2017. Quindi vi consiglio ovviamente di andare a vederla perché è veramente ben realizzata ed inoltre si possono scoprire veramente tantissime curiosità che non si trovano facilmente anche su internet, e appunto io ne ho trovate veramente tante di uno dei miei registi preferiti. Detto questo, posso concludere ricordandovi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri vari social. Inoltre non mi trovate solo su YouTube ma anche su Facebook, Twitter e Instagram, di cui trovate come sempre il link in descrizione qua sotto. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e al prossimo video. Ah, e un'ultima cosa, in descrizione vi lascio anche tutta la filmografia di Gus Van Sant, i lungometraggi di cui vi lascio il trailer e anche i titoli dei cortometraggi e anche tutte le informazioni della mostra, ovvero dove si trova, come raggiungerla, eccetera eccetera. Detto questo, al prossimo video.